Vediamo dove vi porto oggi. Questo è un posto al quale sono molto affezionato e che conosco molto bene. Oggi siamo ai laghi di Avigliana, li vedete lì sullo sfondo. Oggi vi faccio un video partendo da come arrivare al parcheggio più comodo, quale percorso fare intorno al lago per far sì di poter fare un anello completo. Quindi il video è completo perché il percorso è molto breve. Oggi è domenica, c'erano un po' di persone lungo il percorso, quindi c'è anche qualche pezzo tagliato, buona visione. Ciao! In pratica, uscendo dall'autostrada, arrivando da Torino, arriverete da questo tunnel. Prendete questa strada qua, la prima uscita a destra. Sbucherete sul lago grande con questo bellissimo paesaggio. Qua io vi consiglio di parcheggiare non molto distante. Girate qua alla terza uscita. Vedete anche qua con i cartelli vi segnalano che c'è un parcheggio e potete lasciare la vostra macchina qua. Da qua potete iniziare il giro del lago, imboccate questa stradina. Anche segnato. Ciao. Ciao. Qua girate a destra, se andate di là risbucate sullo stradone che va già meno, invece andiamo dritto di qua. Tra l'altro mi sono scordato, 100 metri prima c'era un punto per il bird watching, qua invece si attraversa un rio che si chiama Rio Freddo. Il
mio freddo finisce nel lago, ovviamente. E qua c'è un paio di punti dove ci si può sporcare. E se andiamo dritto facciamo sentiero collinare, di qua facciamo sentiero lungo lago. Che ovviamente è più semplice. Vai, vai, tranquilla. Grazie. Ciao. Qua c'è forse uno dei passaggi un pochettino più difficili. Elettrica è facile, come direbbero i miei amici, però adesso la teniamo spenta. È un sentierino molto semplice, ovviamente oggi è domenica, lo sconsiglio in bicicletta la domenica. Però volendo ci sono anche un paio di passaggi un po' tecnici per imparare a prendere confidenza con diversi tipi di terreno, radici. C'è anche qualche pietra da provare a copiare, sali scendi come quello di prima. Questa siamo quasi arrivati. Da qua arriviamo alla spiaggetta del Lago Piccolo. Sarà un carnaio, ma noi non ci fermiamo. Tiriamo dritto. Un leprotto. Quindi una volta arrivati qua poi si può scegliere che cosa si vuol fare. Magari proviamoci là.
qua, puoi riprendere la ciclabile che torna dove vi ho fatto parcheggiare. Passo a sinistra. Non tutti sono pronti a certe convenzioni da Maxi Avalanche. Eccoci qua. Non vedi. Eccoci qua, giriamo a destra. È il nostro mini anellino del lago, piccolo. È finito. Al prossimo episodio.